Serie B Win. Appassionati. Appassionati della Serie B Win, un ben ritrovati da parte di Luca Gregorio. Benvenuti al Granillo, dove Regina e Bari si sfidano nell'anticipo della 35esima giornata. Gli Amaranto, invischiati nella zona play-out, cercano un guizzo per uscire dalla zona calda, dove c'è ancora anche il Bari, nonostante i pugliesi siano imbattuti da 6 partite e fuori casa dal 23 febbraio. Clima di festa sugli spalti per un gemellaggio storico fra le due tifoserie. In panchina, emozione speciale per l'ex Beppi Pillon. Attenzione alla corsa di Barilla, vince primo contrasto, anche il secondo rimpallo, Barilla, attenzione, era di rigore tutto solo Di Michele, il vantaggio della Regina, 44 secondi sul cronometro, sesto in campionato, quinto nelle ultime quattro per il 37enne attaccante e fanno 64 in Serie B. Occhio alla punizione di Sarno, un'occhiata dentro, copri testa di Gerardi e pallone sul fondo. Rossi la lavora, tunnel Temai, grande chance, disegna il cross, Junco lavora da torre, palla che rimane lì, in qualche modo allontana la Regina. Palla vagante nel centro del campo, Colucci spiana la strada di Michele, occhio alla velocità di Michele, prende il tempo al difensore di Michele con la punta, si salva la manna con un guizzo. Junco la lavora contro Barilla, buono il dribbling, Gromizzi, c'è lo spazio per la conclusione, secco ma centrale. Fuori Colucci, dentro Armellino. Occhio al calcio d'angolo, una delle ultime chance per il Bari. Palla che arriva, tallo da sotto misura. Si accartoccia e la tiene lì Baiocco. Si riparte dall'1-0 del primo tempo. Di Bari, pallone profondo, intercettato dalla difesa del Bari. Poi sbuca Armellino, attenzione alla botta da fuori. E pallone controllato dalla mano. Occhio a Ghezzal, tocco dentro, lascia scorrere Junco alla ricerca di Tallo e non riesce nel tap-in da due passi. Grande occasione per il Bari. Junco alla ricerca di Fedato, prova lui il guizzo, ancora Junco in allungo e palla sul fondo. Spinge il Bari. De Falco alla ricerca di Fedato, buono il controllo, prova a liberare il destro Fedato e palla non lontana dall'incrocio dei pali. La punizione di Rizzato, dentro la ricerca di Gerardi, prova lo sfondamento Gerardi, la manna, occhio l'uscita pericolosa e poi il dribbling, rischio clamoroso del portiere del Bari. Spinge ancora la squadra di Torrente, occhio al pallone sulla tre quarti che arriva in qualche modo a Bellomo, carica la conclusione da fuori, smorzata, facile per Baiocco. Di Michele in surplus, vuole andare nell'uno contro uno, lo scarico è per Gerardi, prende la mira, gran botta, bravissimo la manna ad alzare sopra la traversa, a due mani ad arginare il tentativo di Gerardi. Finisce qui, tre punti preziosissimi per la Regina che piega il Bari 1-0, lo scavalca in classifica e torna così a respirare.